Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro quel video. Oggi voglio parlarvi di un caso tutto italiano, il protagonista della storia di oggi è Luca Delfino. A primo impatto sembra un ragazzo dolce e carino. E ho detto sembra, non per caso. Ma prima di immergerci in questo caso è necessario capire chi sia Luca Delfino. Luca nasce a Genova nel 1977, ma già ci sono seri problemi nell'ambiente familiare. Infatti sua madre si toglie la vita quando Luca ha a malapena 2 mesi. Suo padre non perde tempo, trova immediatamente un'altra donna con cui fa un altro figlio. Luca si ritrova solo, con la matrigna e il fratellastro non va molto d'accordo. Di conseguenza se ne va di casa da giovanissimo. Luca cresce per lo più in strada, vive letteralmente in strada. È così che Luca Delfino cresce in un ambito familiare molto problematico che lo porta a formare un carattere chiuso, introverso. Quando cresce inizia a fare dei lavoretti precari, ogni tanto fa il barista, però non ha amici e di fatto è solo. Nonostante il contesto in cui è cresciuto, Luca con le ragazze appare molto dolce e premuroso. Appare come un cavaliere un po' malinconico. È così che la notte del 6 gennaio del 2006, Luca Delfino, a Genova, incontra una ragazza, Luciana Biggi. Luciana è in un bar a Genova con i suoi amici. È lì, in quel bar, con i suoi amici, sta festeggiando l'Epifania, sta bevendo, e a un certo punto si alza perché deve andare in bagno. Al bancone di quel bar nota un ragazzo davvero molto carino che le sta sorridendo. Luciana ricambia il sorriso e fa per andare in bagno, ma viene bloccata da 2 energumeni non molto sobri, che iniziano a dirle: ma vieni con noi, ma chi se ne frega dei tuoi amici, dai facciamo serata assieme. Questi tizi iniziano davvero ad essere fuori luogo, Luciana non sa che fare. Io guardando le ricostruzioni onestamente avrei tirato una testata a ciascuno, lo ammetto, anche perché sono stata infastidita e importunata da soggetti del genere per tanto, tanto tempo. E immagino di non essere l'unica. Quei 2 uomini che stanno bloccando Luciana non riescono ad accettare la parola no, perché Luciana più volte dice: non voglio venire con voi, sono con i miei amici, sto bevendo con loro, sto passando una serata tranquilla, non voglio problemi, lasciatemi stare. Ma questi proprio non mollano. E quindi ecco che quel bel ragazzo al bancone che poco prima le ha sorriso si mette in mezzo, li toglie, li sposta e dice: ragazzi, andate via perché lei è con me. I 2 tizi che stavano importunando Luciana quindi se ne vanno e Luciana si ritrova a ringraziare Luca e inizia ad osservare questo ragazzo alquanto carino, dei modi di fare dolci e gentili, quindi decide di invitarlo con lei nella sua compagnia. Quella sera infatti Luca si aggiunge agli amici di Luciana e passano la serata assieme. Ad un certo punto gli amici di Luciana però la lasciano perché vogliono andare a ballare, mentre lei decide di rimanere nel bar con Luca a chiacchierare fino a notte fonda. I 2 quindi iniziano a chiacchierare e immediatamente si nota un certo tipo di interesse da parte di entrambi. Infatti quando la serata sta per volgere al termine, Luca le chiede se per caso può accompagnarla a casa. Luciana non solo accetta, ma gli chiede se ha voglia di concludere la serata a casa sua per bere qualcosa e mangiare qualcosa, visto e considerato che durante quella serata, mentre sono stati al bar a chiacchierare, di alcol ne hanno consumato abbastanza. Quindi insomma dalle mie parti si dice che volevano un minimo tamponare la situazione. Il punto è che Luciana, sorpresa sorpresa, non abita da sola ma abita con sua sorella. Sua sorella gemella in realtà. Bruna Biggi. Luciana quindi cosa fa? Torna a casa e con lei c'è anche Luca. Suona il campanello e ad aprirla è sua sorella. Inizialmente Luciana dice a sua sorella: guarda che ho conosciuto questo ragazzo, stasera mi ha aiutato tantissimo perché c'erano 2 tizi che mi importunavano, magari se non ci fosse stato lui chissà cosa sarebbe successo. Bruna guarda l'orologio, sono le 3 del mattino, è alquanto tardi, quindi dice a Luca: guarda Luca, io ti ringrazio per aver aiutato mia sorella, buonanotte, ciao. Fa per chiudere la porta, però Luciana non è della sua stessa idea. Luciana vorrebbe far entrare in casa Luca per offrirgli qualcosa da bere o da mangiare. Il punto è che in questo momento scoppia una piccola discussione tra Bruna e Luciana, perché Bruna le dice: Luciana, sto ragazzo l'hai conosciuto stasera, non sai neanche come fa di cognome, non sai chi sia, ma perché vuoi farlo entrare in casa? Non mi pare né l'ora né il momento adatto. Ora Luca è lì, assiste al litigio. Una persona normale avrebbe detto: scusate, non voglio essere di disturbo, quindi Luciana, scambiamoci i numeri di telefono, ci vediamo un'altra volta.
Ma Luca no. Luca no, Luca sta lì e guarda le due sorelle che litigano. Fino a quando Bruna dice a Luciana: senti, sei grande e vaccinata abbastanza per prenderti cura di te stessa, fai entrare chi vuoi, io me ne torno a letto. È così che Luca entra in casa di Luciana. Luciana gli offre da bere, gli offre da mangiare, e da quel momento Luca da casa di Luciana non se ne va più. In questo modo, senza neanche metterci troppo tempo, Luca riesce a conquistare Luciana. I due quindi iniziano una storia. In breve tempo Luciana si innamora follemente di quel ragazzo, Luca, che è tanto dolce, gentile, carino e premuroso con lei. Luca le fa tanti regalini, ovviamente di poco conto, però per Luciana quei semplici regali colpiscono letteralmente al cuore. È vero, sono gesti semplici, ma sentiti. Luca ogni tanto le regala una rosa, una scatola di cioccolatini a forma di cuore, un palloncino a forma di cuore, piccole cose che però per Luciana hanno un grande valore. Luciana è una bella ragazza, è simpatica, allegra, premurosa. Fa l'istruttrice in palestra. A lei però piace anche divertirsi. È una ragazza che ama andare a ballare, fa spesso tardi la sera, ama conoscere nuove persone, stringere nuove amicizie. Luca, come avrete capito, campa un po' come può. Non ha un lavoro stabile, ma nonostante tutto decide di presentare Luciana alla sua famiglia. È febbraio quando Luca porta la sua nuova ragazza a conoscere la sua famiglia, la sua matrigna, suo padre, il suo fratellastro, per una cena. Luca è un ragazzo dolce, premuroso, però parla poco di sé. Quindi Luciana vuole conoscere un po' di più di quel ragazzo, che a dirla tutta appare anche un po' strano. A tratti quel ragazzo sembra estroverso, ma nel giro di pochi secondi può chiudersi in se stesso e diventare taciturno, senza un buon motivo valido. La famiglia di Luca però sembra una famiglia normale, amorevole. Luciana non scopre niente di strano, ma nonostante questo sua sorella Bruna non è tranquilla. Luca si è praticamente piazzato a casa loro da gennaio. Il problema è che Bruna non sa assolutamente nulla di lui, tranne il suo nome, Luca. Quindi un bel giorno Bruna va da Luca, che è seduto in cucina, gli piazza sotto il naso un bel foglio bianco e gli dice: vi sei considerato che ora qua ci abiti? Mi scrivi su questo foglio il tuo nome, il tuo cognome, quello dei tuoi familiari, l'indirizzo di casa tua ed il numero di telefono. Bruna è lì che lo guarda. Luca sospira e pare sia stato messo un po' alle strette. Infatti trova una scusa, si alza e dice: vado a lavarmi le mani. Sta un quarto d'ora in bagno per lavarsi le mani. Poi torna dal bagno, si risiede al tavolo, prende di nuovo quella dannata penna, la guarda e dice: ah, devo tornare in bagno. E ci sta per un'altra mezz'ora. Bruna a questo punto è impegnata, non può più stare dietro a Luca Delfino, che non vuole scrivergli il suo nome e cognome su un foglio, quindi prende e se ne va, con la speranza di ritrovare quel foglio compilato, cosa che non avverrà. E infatti Bruna la mattina dopo, quando si sveglia, effettivamente trova lo stesso dannato foglio bianco sul tavolo della cucina. Luca non ha scritto nulla e il messaggio pare chiaro e lampante. Luca non vuole far sapere quale sia davvero il suo passato. Nel frattempo però qualcosa nella coppia cambia, perché come già vi ho detto Luciana è una donna abbastanza intraprendente, con tanti hobby, ama divertirsi, ha tanti amici. Luca però è geloso. È tanto tanto geloso. A questo punto si rivela chiaramente la personalità di Luca Delfino, perché purtroppo il ragazzo passa dall'essere il fidanzato perfetto e amorevole all'essere un fidanzato che le mette le mani addosso, un fidanzato violento da un giorno all'altro. La gelosia di Luca ben presto si trasforma in una vera e propria ossessione. Luca è ossessionato dal telefono di Luciana. Ogni volta che lo sente suonare vuole assolutamente sapere chi sia. Ma la ragazza non è molto d'accordo, infatti gli dice di farsi gli affaracci suoi, perché i messaggi che riceve sul suo telefono sono affari suoi e lui non ha alcun diritto di spiarlo il cellulare. Ebbene, in questo caso Luca ha un attacco d'ira, le urla in faccia, la blocca per i polsi, la prende al collo, riesce ad afferrare il telefono. Il punto è che Luciana ha un iPhone e quindi c'è la schermata a blocco. Inizia quindi ad urlare a Luciana di dirgli assolutamente come sbloccare il telefono. Ma Luciana risponde tassativamente: no, tu i cavoli miei non te li puoi fare, a meno che non scelga io di farti vedere qualcosa. La risposta di Luca purtroppo sono le botte. Bruna, la sorella gemella di Luciana, ha due residenze, perché in realtà è anche sposata e ha un figlio. Quindi fa avanti e indietro da casa sua, quindi casa in cui vive con suo marito, a quella di sua sorella. Nel frattempo Bruno ogni volta che va lì si ritrova i vicini che le dicono: guarda che nel tuo appartamento c'è stato un macello della miseria, ogni sera c'è un macello della miseria, fanno un casino della Madonna, litigano tutti i giorni. Bruna quindi
sale e trova sempre Luca che cerca di non farle vedere sua sorella. Le dice: no, si è addormentata, ieri sera ci siamo un po' presi, sì, abbiamo un po' litigato, però non è successo niente, guarda, anch'io qualche livido. Bruna abbozza, abbozza per una, due, tre volte. Alla quarta lo guarda e gli dice: adesso tu vai a svegliare mia sorella, altrimenti vado a svegliarla io, perché la voglio vedere, le voglio parlare. Quando Luciana e Bruna si incontrano, Bruna si rende conto che Luciana ha dei segni in faccia, ma Luciana minimizza. Si vergogna probabilmente a dire la verità a sua sorella, quindi dice che sì, hanno qualche battibecco, ma nulla di che. Però purtroppo sul viso e sul corpo di Luciana i segni degli schiaffi e dei pugni rimangono, e Bruna se ne accorge. Le due sorelle a questo punto iniziano a parlare, Luciana si convince a confidarsi con sua sorella, e sua sorella le spiega che Luca Delfino non ha degli atteggiamenti normali, non è normale che se tu gli dici il mio cellulare non lo puoi vedere, lui abbia questi scatti di ira così tanto esagerati. C'è qualcosa che non torna. Bruna prova a farglielo capire a Luciana che c'è qualcosa che non va in questo ragazzo. A questo punto Luciana arriva anche a difenderlo in qualche modo, perché dice a Bruna: ma la sua infanzia non è stata semplice, sua madre si è tolta la vita quando aveva solo 2 mesi. Bruna a questo punto guarda sua sorella e risponde: evidentemente sua madre si è resa conto di aver partorito l'anticristo. Insomma, Bruna delle vicissitudini di Luca se ne sbatte altamente. Quello che a lei interessa è l'incolumità di sua sorella, ovviamente. Luca Delfino, con la sua gelosia ossessiva, arriva anche a chiamare un amico di famiglia, Luca Bartesaghi, il quale è più che altro amico di Bruna che di Luciana. Ma questo poco importa. Delfino gli intima di stare lontano da Luciana, ma Bartesaghi gli risponde che in realtà lui è amico di Bruna e non conosce così tanto bene Luciana. Certo, sono amici anche loro, ma il rapporto più stretto lui ce l'ha con Bruna. Per di più, Luca Bartesaghi conosce sia Bruna che Luciana da anni. Quindi Luca Bartesaghi dice a Luca Delfino per telefono: lasciami stare, perché tu non hai idea di chi io sia, non hai idea del rapporto che mi lega a Bruna né a Luciana. Luciana ha vissuto benissimo anche prima del tuo arrivo e non ha bisogno di qualcuno che le spii il telefono. Forse sei tu che dovresti lasciarla stare. Che dici? Delfino però non è mica contento di questa telefonata, quindi si rimette in contatto con Bartesaghi, che perde la pazienza e gli dice chiaramente: o mi lasci in pace o vengo io e vedi come smetti tu di stare in pace. Vedi di piantarla, perché io non ci metto molto a venir lì, sappilo. Nel giro di 3 mesi il rapporto tra Luciana e Luca degenera. Si passa dai brindisi iniziali, dagli abbracci, dai baci alle botte. Quelle serie, purtroppo. Luca è evidente, ha un obiettivo, vuole isolare Luciana dal resto del mondo. Ci sta provando. Arriva l'inizio di aprile, eppure Bruna è esasperata dai continui litigi che avvengono in quella casa. Ha fatto avanti e indietro da una casa all'altra solo per essere d'appoggio a sua sorella. Però c'è un fatto: Luciana non è succube. Quindi all'ennesima litigata, Luca alza la voce e Luciana inizia a urlare più di lui. Quando Luca le mette le mani addosso quel giorno, Luciana non sta zitta, si incazza come una iena e inizia a mettergli le mani addosso anche lei, ed è pure brava, perché Luciana fa l'istruttrice in palestra, la forza ce l'ha, quindi a quel punto reagisce, perché non ce la fa più a ricevere schiaffi. Luca Delfino, al posto di arrabbiarsi ancora di più, cambia atteggiamento, rimane spiazzato perché si rende conto che Luciana la forza fisica ce l'ha, quindi Luciana ha subito volutamente in silenzio. Ma se avesse voluto, avrebbe potuto prenderlo a schiaffi anche dalla prima volta. Il punto è che Luciana era innamorata di Luca. Davvero innamorata. Mentre questo litigio si consuma, come vi dicevo, Bruna è arrivata al limite del sopportabile. Quindi fa la sua sacca e va per uscire di casa. Chiama l'ascensore, ma sua sorella la ferma. Le chiede esplicitamente aiuto perché non ce la fa più e Luca non se ne vuole andare da quella casa. È quello il principale problema. Bruna a questo punto guarda in faccia sua sorella e si rende conto che anche lei è arrivata al limite, non ce la fa più, non lo vuole più, oramai i litigi vertono su questo, lei che urla: non ti voglio più, non sei la persona di cui mi sono innamorata, ti sei presentato in tutt'altro modo. Bruna ha capito che Luciana con questo uomo non ci vuole più stare, davvero non ci vuole più stare, in modo tassativo, o almeno così pensa Bruna. Quindi Bruna a quel punto guarda Luciana e le dice: l'unico modo che abbiamo ora è questo. Tu lo prendi per il colletto e lo sbatti fuori, sul pianerottolo. Io prendo di fulmine l'ascensore e Luca o rimane fuori sul pianerottolo davanti a casa tua per tutta la notte, oppure in qualche modo se ne dovrà andare. Di conseguenza, in questo modo, l'amore tra Luciana e Luca
finisce. Luciana rincomincia pian piano a rimpossessarsi della sua vita, rincomincia a uscire, ritrova i suoi vecchi amici. Passano 20 giorni, quando purtroppo succede un qualcosa di terribile presso il centro storico di Genova. Genova è composta da piccoli vicoli, chiamati anche carruggi. Quei piccoli vicoli, nei weekend di sera, si riempiono di ragazzi giovani che vogliono uscire, farsi un giro, bere qualcosa. Ed è proprio in uno di quei vicoli, precisamente in Vico San Bernardo, che viene trovata una ragazza agonizzante. È il 28 aprile del 2006. Ad accorgersi del corpo della donna è un cameriere che deve buttare la spazzatura. Quando la trova sono le 2:38 di notte e non perde tempo, chiama immediatamente il 112. Sul posto arriva la polizia e l'ambulanza. La donna è semiappoggiata ad una saracinesca, le gambe sono rannicchiate, i jeans sono sbottonati e la maglietta è appena alzata. Alla gola quella ragazza presenta un taglio profondo, ma irregolare. Quando arrivano i soccorritori quella ragazza respira fatica, il polso è debole ma è ancora in vita. Purtroppo alle 2:53, quando viene caricata sull'ambulanza, viene a mancare. L'arma con cui la ragazza è stata ferita al collo è un coccio di bottiglia, però l'identità della donna per i primi giorni resta sconosciuta. Infatti Bruna viene a sapere di questo caso dal TG, però quando sente trovata ragazza senza vita nei vicoli di Genova si tranquillizza perché pensa che sua sorella non è neanche tanto una tipa da vicoli. Preferisce altre mete. In un altro servizio del TG fanno vedere un tatuaggio che ha addosso la vittima sulla schiena. E lì Bruna inizia a preoccuparsi seriamente perché riconosce quel tatuaggio. Ce l'aveva addosso sua sorella. E tra l'altro non è un tatuaggio qualsiasi, è un tatuaggio che si è fatta proprio disegnare apposta per lei. Bruna a questo punto chiama il suo amico Luca Bartesaghi e le dice che non è tranquilla, che secondo lei qualcosa è successo. Luca Bartesaghi per lavoro conosce un ispettore, è un suo amico, quindi lo chiama per avere notizie. L'ispettore passa la chiamata alla dirigente della sezione omicidi. A questo punto Luca Bartesaghi fa una descrizione sommaria di Luciana e menziona il suo tatuaggio sulla schiena parecchio evidente. Al telefono gli viene detto: guardi, ci dica qualcosa di più evidente che non sia già stato diffuso dai media. Luca quindi inizia a parlare e arriva a dire alla fine che Luciana ha un altro tatuaggio sulla caviglia che raffigura un sole. È in questo momento che gli viene detto: guarda, forse è meglio che passi per il riconoscimento. A questo punto due poliziotti in borghese vanno a prendere Bruna a casa e la donna capisce immediatamente che la ragazza trovata nei vicoli con un tatuaggio ben visibile sulla schiena in realtà è davvero sua sorella. Lo capisce dallo sguardo dei poliziotti. Le scrutano il viso con attenzione ed è come se stiano pensando: ma com'è che l'altro giorno abbiamo trovato una ragazza senza vita ed ora è davanti a noi in vita? Bruna e Luciana, essendo sorelle gemelle, si assomigliano davvero tantissimo. Ancora prima di vedere il corpo della vittima, Bruna è sicura. Dovrà riconoscere sua sorella, perché è lei la ragazza trovata nei vicoli. I carabinieri a questo punto iniziano a indagare e partono dalle telecamere di sorveglianza che riprendono le persone con cui quella maledetta sera Luciana è stata in contatto. Quando i carabinieri mostrano una parte di video a Bruna, lo riconosce. Quello è Luca e stava proprio con sua sorella quella sera. Sua sorella e lei l'hanno cacciato da casa loro appena 20 giorni prima. Bruna a questo punto lo sa, è stato lui a colpirla. Le telecamere di sorveglianza mostrano Luciana e Luca in Piazza delle Erbe, a Genova. Questa è la notte tra il 27 e il 28 aprile del 2006, ed è circa 00:24. Quella telecamera è l'ultima a immortalare Luciana ancora in vita. Lei ha dei capelli raccolti, indossa dei jeans scuri, una felpa blu e degli stivali. Con lei c'è anche Luca, che si è fatto crescere la barba. Indossa una tuta dell'Adidas blu scuro con la giacchetta azzurra. La piazza ovviamente non è vuota. Attorno a Luciana e Luca ci sono anche gli amici e i conoscenti di Luciana. Dopo poco meno di mezz'ora Luciana si siede sul muretto della piazza ed è evidente. C'è Luca di fronte a lei. I due ragazzi iniziano a discutere. Si vede chiaramente Luciana che lo spinge via. Poi però si vede anche che i due si abbracciano e si baciano. A 00:56 Luciana si allontana e Luca non perde tempo. Guarda la sua borsa e inizia a frugarci dentro. All'1:26 Luciana ritorna con una bottiglia di vino e qualche bicchiere. La serata continua. Luciana è ancora tra gli amici, quindi si sposta tra un gruppetto e l'altro. E a questo punto si nota tranquillamente dalle telecamere che mentre Luciana è lì seduta a chiacchierare, Luca fruga della sua borsa, estrae il telefono e prova a leggere i messaggi, tanto per cambiare. Luciana, che non si è accorta di niente, a questo punto si siede su delle scale che ci sono sulla piazza e si unisce ad un gruppo di suoi amici. Poco dopo Luca, ecco che le arriva da dietro e i due rincominciano a bisticciare. Alle spalle di Luca c'è un sacchetto colorato. Luca lo prende, lo sbatte per terra e all'1:53 si allontana verso via San Donato. Luciana quindi si alza, raccoglie il sacchetto buttato per terra da Luca
e lo segue. Gli inquirenti, grazie ai video di sorveglianza e alle telefonate, riescono a ricostruire le ultime 25 ore di vita di Luciana e scoprono che tutto è iniziato da una chiamata che Luciana ha fatto a Luca. La ragazza gli chiede se si possono vedere e lui ovviamente corre da lei. I due ragazzi passano quella notte e tutta la giornata successiva assieme. La sera del 27 aprile, attorno alle 22:30, arrivano in Piazza delle Erbe a Genova. Stanno già discutendo perché Luca Delfino vorrebbe ritornare a casa, mentre invece Luciana vuole stare in giro per i vicoli. È così che la ragazza si ferma davanti a due tizi che conosce di vista. Stanno suonando la chitarra. Luciana quindi sta un po' con loro, ma Luca continua a tampinarlo, le continua a dire: dai, tata, torniamo a casa, amore mio, Luciana, torniamo a casa. Ma Luciana lo caccia, lo sposta più volte, lo guarda in faccia e gli dice: io a casa non ci voglio tornare, voglio stare qua. Luciana poi decide di andare a comprare una bottiglia di vino, prende i soldi e si allontana lasciando la borsa in piazza. In questo caso qui si vede Luca che fruga nella borsa di Luciana. Quando Luciana torna con il vino, continua a ridere, scherzare, lo offre ai suoi amici, ma Luca continua a importunarla, è sempre dietro di lei, continua a dirle: dai, torniamo a casa, torniamo a casa, torniamo a casa, torniamo a casa. A un certo punto Luciana riceve un messaggio, quindi tira fuori il telefono, lo sblocca e prova a leggere, però Luca glielo strappa dalle mani e a quel punto i due iniziano a litigare in mezzo a Piazza delle Erbe a Genova. Lui come al solito inizia a dire: dai, dammi sto cazzo di telefono, oh, voglio leggere. E lei, come al solito, gli dice: non hai il diritto di guardare il mio telefono, ridami il mio telefono. Lo spintona, prova a riprenderselo. Luciana si arrabbia, si riprende il suo telefono e si allontana. I due si dirigono verso la salita Mascherona e raggiungono il bar Mascherone, dove alcuni testimoni li vedono chiaramente litigare. Luciana entra nel bar, si dirige verso il bagno, si chiude dentro. Luca la insegue e ovviamente le chiede di aprire, le chiede di farsi vedere, vuole parlare con lei. Ma Luciana nel bagno gli urla: adesso basta, sei ossessivo, è finita sul serio e per sempre, basta, lasciami stare. Apre la porta del bar, prende, scappa via e se ne va. A quel punto Luca sostiene che le loro strade si sono divise. Infatti Luciana si è diretta verso Vico San Bernardo, dove purtroppo è successa la tragedia, mentre invece Luca se ne va dalla parte opposta. Nel frattempo Luca, la mattina del 29 aprile del 2006, quindi il giorno dopo la tragedia accaduta alla sua ex fidanzata, esce di casa e la prima cosa che fa è andare dal barbiere. Si taglia i capelli folti e la barba lunga. L'uomo, per quanto riguarda la dipartita di Luciana, si proclama innocente, anche se alle forze dell'ordine ben presto arriva una chiamata anonima. Un uomo dice tali parole: buonasera, senta, volevo darvi un'informazione. Quella ragazza che è stata trovata lì nei vicoli era con Luca, il suo ragazzo. Infatti stavano già litigando, si stavano mettendo le mani addosso. Il poliziotto risponde: era con Luca quella sera? L'uomo ribatte: sì, quella sera sì. Gli ha levato tutto per far sembrare che l'avrebbero rapinata, ma non è vero, perché lei gli aveva fatto le corna e lui girava sempre con un coltello. Il poliziotto, non capendo bene, quindi gli chiede: ma in che senso le hanno levato tutto? L'uomo risponde: cioè le ha levato i documenti, soldi, per far sembrare che era una rapina, e invece è colpa sua, è stato lui. Il poliziotto quindi domanda: ma questo Luca come si chiama di cognome? L'uomo risponde: porca miseria, non me lo ricordo il cognome di Luca, comunque si chiama Luca, è basso, tarchiato, porta la barba, ha i capelli neri, sulla sessantina, settantina di chili, lo conosco in realtà da anni di vista. Cioè, io non l'ho mai frequentato, però due sere fa è successo che abbiamo anche litigato e quindi ho detto alla sua ragazza che era di una gelosia e possessività incredibile. Il poliziotto ribatte: a che ora li ha visti più o meno? L'uomo risponde: erano le 10, le 11, in fondo a via della Bandalena, dove c'è quel bar che fa angolo. Il poliziotto a questo punto chiede a questo uomo: senti, se ti garantisco l'anonimato, mi lasci un recapito? L'uomo si tira indietro e dice: no, io faccio il mio dovere, ma voglio restarne fuori. Io so che è stato lui, sono sicuro come loro. Io sono uno che si fa gli affari suoi, però in questo caso non posso. E cercate di rovinarlo, perché non merita manco di vivere quell'uomo. Nel frattempo ovviamente gli inquirenti indagano. Luca Delfino subisce un interrogatorio molto lungo e il 2 maggio del 2006 rilascia una breve intervista ai giornalisti in cui si proclama innocente. A bruciapelo a un certo punto un giornalista gli chiede: ma lei ha paura? Luca risponde di non aver paura usando insistentemente una frase: male non fare, paura non avere. Nel frattempo gli inquirenti cercano di capire chi possa davvero essere colpevole, anche perché accanto al corpo della vittima non è stato trovato niente. Non è stata trovata la sua borsetta, non è stato trovato il suo documento, non è stato trovato il suo telefono e non è neanche stato trovato il coccio di bottiglia che presumibilmente è l'arma. A questo punto le autorità perquisiscono la casa di Luca Delfino, quella di famiglia. È impossibile nascondere i fatti.
L'uomo è l'ultimo ad averla vista viva. Un testimone, seppur anonimo, ha sostenuto che ha visto i due ragazzi litigare fin dal momento in cui sono arrivati in Piazza delle Erbe a Genova. A casa Delfino non viene ritrovata né la borsetta di Luciana né il suo telefono. Sul suo letto, però, vengono ritrovati i vestiti perfettamente lavati e piegati che ha indossato quella dannata sera di aprile. Anche le scarpe che indossava risultano lavate, in quanto sono ancora umide. Luca Delfino ammetterà di averli fatti lavare dalla sua matrigna perché sporchi e quindi su quei vestiti non vengono ritrovate tracce che lo conducano al crimine. Luca Delfino in effetti ammette di aver passato le ultime ore di Luciana con lei, passeggiando per il centro di Genova. La serata, dice Luca, è iniziata in Piazza delle Erbe, a Genova, dove la ragazza avrebbe cercato della sostanzina particolare, senza trovarla però. Verso le 2 di notte, Luca lo ammette, si sono diretti verso il bar Mascherone, luogo in cui hanno anche litigato. A quel punto, a quanto dice Luca, Luciana si è allontanata da sola per i vicoli dicendo che aveva un appuntamento con altri amici. Quali amici? Ovviamente non si sa. Luca invece sostiene di essersi diretto dalla parte opposta, rimanendo comunque tutta la notte tra i vicoli di Genova, senza però vedere più Luciana. Secondo Luca, la sua ex ragazza sarebbe stata colpita di notte in quei vicoli bui da qualcuno che o voleva rapinarla oppure voleva fare violenza su di lei. Nel frattempo Luca Delfino si dimostra tranquillo come un impiegato alle poste e arriva anche a chiamare un'altra donna. A ricevere la chiamata è Maria Antonietta Multari, anche se tutti la chiamano Antonella. Lei è un'impiegata di 33 anni che vive a Dolceacqua, in provincia di Imperia. Luca l'ha conosciuta nel febbraio del 2005 perché si trovava in ospedale per un problema alla gamba. Antonella invece era in ospedale perché suo padre stava subendo un'operazione. Nulla di grave. Alla macchinetta del caffè dell'ospedale Galliera, i due si incontrano. I due si piacciono, si stanno simpatici e quindi si scambiano il numero di telefono. Quell'incontro casuale alla macchinetta finisce lì. Passa un anno in cui succede di tutto e di più. Luca si fidanza con Luciana, ma poi viene trovata senza vita nei vicoli di Genova. Ma poco importa, o almeno così sembra, considerando che già un mese dopo il crimine contro Luciana, Luca vive a Dolceacqua con Antonella. In realtà Antonella lo invita semplicemente a cena quando Luca la chiama, ma lui, come è già successo precedentemente, si piazza ben presto a casa di Antonella. Passano pochi giorni e Antonella già lo presenta ai suoi genitori, cenano insieme e la madre di Antonella, Rosa, non ha nulla da ridire. Sembra un ragazzo davvero per bene, è simpatico, carino, gentile, però purtroppo questa è una storia che si ripete, perché Luca Delfino parte con l'essere il fidanzato perfetto, però poi inevitabilmente passa sempre ad essere un fidanzato violento. Sempre. E purtroppo questa volta la vittima è Antonella. 6 mesi dopo il loro fidanzamento, Rosa, la madre di Antonella, inizia a notare qualcosa di strano, qualcosa che non torna. Sua figlia ha davvero dei comportamenti strani. Quelle poche volte che la vede con dei lividi in faccia, sul collo. Antonella piano piano inizia a sparire, fino ad isolarsi sempre di più. Arrivati a settembre, Rosa prova a chiamare sua figlia, che però neanche risponde più alle sue chiamate. La donna quindi prova ad andare sotto casa sua a citofonare. Vede chiaramente che Antonella e Luca sono in casa, ma non le aprono. Nonostante i soprusi, le violenze, le intimidazioni, Antonella, invece di allontanarsi dal suo carnefice, si allontana dai suoi amici e dalla sua famiglia. Non risponde più al telefono, non vuole più vedere nessuno. Rosa, la madre di Antonella, trova questo cambio di rotta della figlia alquanto allarmante. Lei era solita passare ogni giorno dai suoi genitori per far colazione e se non riusciva o non faceva in tempo, puntualmente chiamava per avvisare. Antonella ha un ottimo rapporto con i suoi genitori, sia con suo padre che con sua madre. Ed ora questo silenzio di Antonella inizia a spaventare Rosa, che decide di andare dai carabinieri. La donna si dirige dal maresciallo e gli fa una semplice domanda, ossia: ma è possibile che io non possa più vedere mia figlia? La risposta che riceve dal maresciallo è: signora, sua figlia è maggiorenne e di conseguenza nella sua vita può fare ciò che vuole. A questo punto i genitori di Antonella iniziano un attimino a far quadrare il tutto e si allarmano ancora di più perché si rendono conto che loro di quel ragazzo non sanno niente, sanno solo che si chiama Luca. Di nuovo, questa è una storia che si ripete. Luca in effetti con Antonella è molto possessivo, ma dall'altro lato è anche molto premuroso. Arriva ottobre e un giorno Antonella va da Luca e gli mostra il tergicristallo della macchina, molto triste, gli dice: guarda, l'ho trovato così, già spezzato, uffa, ma non è giusto. Luca le dà una carezzina e le dice: amore, non ti preoccupare, ci penso io. Però Luca non è che ci pensa andando a comprare un altro tergicristallo. Lo ruba da una macchina uguale a quella di Antonella. Questo ovviamente è un furto banale che però finisce sulle cronache locali. A quel punto Rosa e Rocco leggono sul giornale che Luca Delfino non solo ha commesso un furto ed è stato scoperto, ma è anche indagato per la dipartita di Luciana, la sua ex fidanzata. A questo punto Rosa torna dai carabinieri e chiede al maresciallo se sappia chi sia questo soggetto, questo Luca Delfino. Il maresciallo le risponde testuali parole, e ricordatevele bene queste parole: sì signora, non si preoccupi,
Ha il fiato sul collo. Stia tranquilla, che a sua figlia non succede niente. Rosa a questo punto guarda il maresciallo e gli risponde: me lo faccia mettere per iscritto. Mia figlia farà la stessa fine che ha fatto Luciana Bicci. Il maresciallo a questo punto le risponde dandole una pacchetta sulla spalla: ma no, signora, stia tranquilla. Noi sappiamo fare il nostro lavoro. Lei faccia il suo. Rosa a questo punto non sa che altro aggiungere, quindi se ne va. Siamo ormai a dicembre e Antonella ha scoperto che Luca, il suo fidanzato Luca, quel ragazzo premuroso che per ogni tanto esagera e le mette le mani addosso, è pure indagato per un omicidio. È giustamente spaventatissima, quindi chiede aiuto a sua madre, perché anche in questo caso c'è un problema che si è già verificato durante la relazione con Luciana. Luca, da casa di Antonella, non se ne vuole andare, manco per sbaglio. Antonella quindi parla con i suoi genitori e chiede a sua madre di darle una mano per cacciare di casa Luca. Antonella quindi rincasa, torna a casa con la madre, fa per infilare la chiave nella toppa e si rende conto che la chiave non gira. Ebbene, Luca Delfino non solo ha chiuso la porta, ma anche lasciato le chiavi dentro la serratura. E in questo modo, da fuori, Antonella non riesce a girare la sua chiave. Antonella, dopo aver urlato per un po', Luca apre la porta e inizia ad attaccarsi al campanello. Ma si attacca letteralmente, che non stacca il dito per almeno un minuto. Ed ecco che Luca a questo punto apre. Antonella entra nell'appartamento e chiede a sua madre di rimanere fuori, più per la sua incolumità, insomma paura che Luca le alzi le mani. La madre di Antonella, Rosa, rimasta fuori dal pianerottolo, dopo pochi secondi sente già Antonella che inizia a urlare: levami le mani di dosso! A questo punto Rosa si avvicina alla porta e inizia a urlare: amore mio, non ti preoccupare, non ti preoccupare, chiamo i carabinieri! È a questo punto che Luca Delfino apre la porta e dice: ma signora, perché vuole chiamare i carabinieri? Cosa pensi che stia facendo a sua figlia? Prego, prego, entri. A questo punto Rosa, trovandoselo davanti, lo tira mentre la figlia lo spinge e riescono a cacciarlo da casa. Luca però chiede una cosa: accompagnatemi alla stazione, vi prego. E Antonella lo accompagna pure. Più precisamente lo porta alla stazione di Bordighera, in provincia di Imperia. Mentre Rosa, la madre di Antonella, li segue da sola con la macchina. Peccato che una volta fermi in stazione, Luca inizia a tartassare Antonella con delle frasi del tipo: Antonella, non mi lasciare, io ti amo, io non posso vivere senza di te, e cose del genere. Antonella alza gli occhi al cielo, non ce la fa più, lo sta tirando fuori dalla grazia di Dio sto uomo, e quindi urla per due volte come un'aquila: esci dalla mia macchina! Luca, non contento, inizia a guardare dietro di loro e dice: ecco, è tutta colpa di tua madre, non vuole che stiamo assieme, quella stronza di tua madre si è messa in mezzo. A questo punto Antonella strilla nuovamente come un'aquila dicendo: non osare parlare di mia madre, il nome di mia madre non deve neanche uscirti dalla bocca, e questa è l'ultima volta che te lo ripeto, ora chiami i carabinieri, esci da questa dannata macchina, non ti voglio più vedere, basta, vattene Luca. A quel punto Luca insomma scende, è obbligato prima o poi a scendere da quella macchina. Immediatamente Antonella mette in moto, fa per partire, ma Luca in un gesto disperato si aggrappa alla portiera e riesce anche ad aprirla. Antonella però lo guarda, si rende conto che ha la portiera aperta, però non gliene frega niente, accelera ancora di più, preferisce perdere la portiera della macchina piuttosto che avere di nuovo quell'uomo in macchina e nella sua vita. Luca in realtà si stacca dalla portiera di Antonella anche perché nota che c'è una pattuglia di carabinieri. Loro non intervengono, però Luca a quel punto capisce che non è che possa fare così tanto il pazzoide e quindi evita di esagerare e lascia andare via Antonella. Dovrebbe prendere il treno lui quel giorno, ma in realtà non lo prende. Luca non accetta di essere abbandonato, quindi si nasconde, non si sa bene dove in realtà. Però Antonella non è una sprovveduta, perché ora di Luca ha seriamente paura. Quindi lascia la sua casa a Dolceacqua per tornare a vivere con i suoi genitori a Ventimiglia. Arriva la vigilia di Natale, sono passati pochi giorni da quando Antonella ha detto addio a Luca. Ma lui si presenta come se nulla fosse a casa di Antonella con una bottiglia di vino. Ovviamente Antonella sente squillare il campanello, quindi va alla porta per aprire. Si trova davanti Luca, richiude la porta in faccia e poi inizia a urlare: che cosa ci fai qui? Vattene via! Quando la madre e il padre di Antonella capiscono che c'è qualcosa che non va perché sentono la figlia di nuovo strillare come un'aquila, corrono alla porta e iniziano tutti quanti ad urlare contemporaneamente a Luca: devi andartene via, non sei il benvenuto, non ti vogliamo, non ti vuole mia figlia, non ti vogliamo noi. L'ultima frase che dicono è: o te ne vai o chiamiamo i carabinieri. Alla fine i carabinieri li chiamano, i quali intervengono e dicono a Rosa, Antonella e Rocco: ma il ragazzo è venuto qui solo per farvi gli auguri. Ovviamente Luca aspetta che i carabinieri se ne vadino, mica è scemo, però poi ritorna almeno 3 o 4 volte e inizia insistentemente a chiedere di parlare con Antonella. Antonella non lo vuole vedere manco col binocolo, quindi gli dice sempre comunque:
Non ti voglio vedere, sparisci, vattene. A quel punto Luca Delfino scatta e dà tutta la colpa a Rosa, la madre di Antonella. Nella sua testa ora la vera nemica è lei perché gli impedisce di stare assieme. Quindi Luca al citofono inizia a urlare: gliela farò pagare a quella donna, gliela farò pagare, perché è tutta colpa sua se non stiamo insieme con la stronza di tua madre. Rosa a questo punto denuncia Luca Delfino, che finirà a processo per molestie. Arriva il 30 dicembre, ma Luca non molla, è ancora sulle tracce di Antonella. Onestamente ragazzi, quello che accade ora a me ha colpito davvero tantissimo. Mi sono molto spaventata perché queste sono quasi scene da film, ma vi spiego subito. Rosa e Antonella vanno a fare shopping, quindi decidono di parcheggiare la macchina in un parcheggio pubblico, perché in quel momento non ci sono parcheggi se si cerca un minimo nella città. Quindi le due, una volta aver posteggiato le loro macchine, si dirigono a piedi verso il centro per fare queste benedette compere. Quando tornano al parcheggio, mamma e figlia si salutano. Antonella ha la sua macchina, Rosa ha la sua, quindi Antonella apre la sua macchina, entra e nel giro di 2 secondi, dal sedile posteriore, sbuca Luca Delfino che inizia a strattonare Antonella per il braccio, per la maglia, per il cappotto, ripetendole le stesse parole in continuazione: Antonella, dai, parliamo, dobbiamo parlare, parliamo, parliamo, parliamo. Antonella ha appena salutato sua madre, che grazie a Dio non è ancora salita sulla sua macchina per andarsene. Quindi sua madre sente sua figlia che di nuovo urla come un'aquila e si precipita verso la sua macchina. Quindi la madre di Antonella apre la portiera posteriore, lo acciuffa e lo sbatte fuori dalla macchina. Antonella esce a sua volta dalla sua macchina e insieme iniziano a spintonarlo dicendo: devi sparire, basta, basta, mi stai solo facendo paura, io ho paura di te Luca, la devi finire di fare queste cose, perché queste cose non sono normali. Rosa decide quindi di lasciare la sua macchina in quel parcheggio, decide di montare in macchina con Antonella, fanno per allontanarsi insieme e Luca salta sul cruscotto della macchina di Antonella. In questo modo Antonella certo non può partire, perché altrimenti lo trasforma in una sottiletta, e quindi è lì bloccata in macchina con Luca sul suo cacchio di parabrezza che gli dice: ti prego, parliamo, parliamo, io ti amo Antonella, sei la mia vita, parliamo. Questa situazione l'ho trovata un po' inquietante. Antonella ovviamente è spaventatissima, vorrebbe partire, e quindi inizia a urlare a Luca: vattene e scendi dalla mia macchina, scendi dal mio cruscotto, sei un pazzo, me ne voglio andare. Luca a questo punto scende dal suo cruscotto, qui era lì così, a dire: ehi Antonella, io ti amo, specificato sul cruscotto della macchina. Ripeto, io a vedere determinate ricostruzioni mi sono venuti i brividi, e ce li ho ancora i brividi a raccontarvi queste cose, non lo so, ve lo giuro. Situazioni al limite, proprio al limite. Vogliamo ricordarci che Luca in teoria è tenuto d'occhio dalla polizia? Vogliamo ricordarci che il maresciallo l'ha detto a Rosa: non si preoccupi che c'ha il fiato sul collo Luca Delfino. Noto quanto ha il fiato sul collo, lo noto, infatti una persona che è indagata per omicidio è normale, no? Può andare in giro, stalkerare la sua fidanzata, inseguirla, appostarsi, incollarsi sul suo parabrezza, infilarsi nella sua macchina, sul sedile posteriore quando la macchina era chiusa. Certo, certo, un uomo sicuramente che è sotto controllo della polizia può permettersi di fare queste cose, ovvio, ovvio, non deve tenere un profilo basso, ma figuriamoci, no, no. Passa qualche settimana, ma l'ossessione di Luca Delfino si fa sempre più intensa. L'uomo arriva addirittura a occupare la casa di Antonella a Dolce Acqua. E Antonella non è a Dolce Acqua, ma dai suoi genitori a Ventimiglia. A Luca però essersi appropriato di casa sua non basta, perché continua comunque a pedinarla, a mandarle 1000 messaggi, a chiamarla ad ogni ora del giorno e della notte. A tal proposito sono riuscita a recuperare un'intercettazione del 20 aprile del 2007 che a me ha lasciato davvero senza parole, e voglio che voi la ascoltiate con la voce di Antonella, perché è chiaro che quella donna è fuori dalla grazia di Dio, lo si capisce tranquillamente. Quindi io vi lascio a questa intercettazione e poi mi dite voi che cosa ne pensate. Sono libera a sentire una cosa. Guarda, io non ti volevo chiamare, ma ti ho chiamato, così sentiamo. Ma qua. Grazie, basta! Allora, c'è una cosa! Che arrivo con i carabinieri! Esci quando? Da quella c***o di casa! Io sento solo a obbligare le persone a stare con te, quindi esci da quella c***o di
casa, Luca, perché ti faccio uscire. Ti faccio uscire. Brava, minaccia, minaccia. Ti minaccio? Sei tu che mi stai obbligando a stare con te, sei in casa mia. E arrivo in ritardo al lavoro e lo dico a Rosita. E a Rosita gli dico: la prossima volta che non mi vede arrivare alle 8:30, chiama i carabinieri. Hai capito? Brava. Perché con te servono solo i carabinieri. Perché con le maniere, Luca Del Pino non se ne va. Sai cosa fa? O stai con lui o ti fa fuori. Come avrete sentito, Antonella non ce la fa, è disperata, però Luca Delfino non lo accetta il rifiuto. Non accetta di essere stato lasciato, quindi continua a chiamarla, a mandarle un milione di messaggi, a inseguirla. Le cose, insomma, non cambiano di una virgola. Luca arriva addirittura a chiamarla nel negozio nel quale lavora Antonella, per poi presentarsi anche durante la sua pausa pranzo. La tampina, Antonella non ha tregua. La verità è che Luca Delfino non è mai andato via da Ventimiglia. Mai. Ha lasciato casa di Antonella ed ora dorme in stazione. Pensate che un giorno Luca si presenta durante la sua pausa pranzo e le chiede di parlare. Lei gli dice: lasciami stare. Poi però iniziano un po' a parlottare, si infilano in un parco e Luca a un certo punto prende al collo Antonella e le tira anche uno schiaffone. Grazie a Dio alla fine Luca prende per la giacca Antonella. Antonella se la lascia sfilare e scappa via. Sono in un parco e attorno a loro non ci sono persone. Quando la va a prendere a lavoro, Rosa si ritrova sua figlia con dei segni al collo, dei graffi e oltretutto senza giacca. Rosa le chiede cosa sia successo. Antonella glielo racconta e a quel punto Rosa inizia a essere preoccupatissima per l'incolumità della figlia, in quanto ora neanche più a lavoro può stare tranquilla sta donna. Ad un certo punto Antonella quindi arriva a ricevere percosse anche al di fuori della relazione con Luca Delfino. Le riceve peraltro vicino al luogo di lavoro e questo si somma all'essere perseguitata ad ogni ora del giorno e della notte. Si somma all'aver sopportato Luca a casa sua, quando Luca a casa sua non avrebbe dovuto tornarci neanche per sbaglio. Questo si somma alle minacce silenti che Antonella ha ricevuto e ha anche denunciato. Ma, come vi ho già detto prima, gli inquirenti non stanno indagando minimamente, in quanto dubito fortemente che una persona col fiato sul collo possa andare in giro a importunare le sue ex per strada sotto gli occhi di tutti, tirandogli pure degli schiaffoni, insomma. Vogliamo ricordare che questo ragazzo è un presunto assassino? Arriva il 28 aprile del 2007. Antonella lavora a Sanremo ma vive ancora a Ventimiglia dai suoi genitori perché continua ad aver paura di Luca. Giustamente, oserei dire. Quella mattina Antonella riceve un ennesimo messaggio da Luca che purtroppo le fa una minaccia neanche troppo velata. Le scrive: ricordati che giorno è oggi. Ebbene, il 28 aprile dell'anno prima è venuta a mancare la sua ex fidanzata in un vicolo di Genova. Dopo quel giorno Antonella non ce la fa più, vuole tagliare i ponti, è stanca, è stremata. Quindi cambia il numero di cellulare e si trasferisce sempre a Ventimiglia ma in un altro appartamento per i fatti suoi. Antonella è convinta che trasferendosi Luca non possa più sapere l'indirizzo della sua abitazione. Purtroppo però si sbaglia. Luca la sta pedinando, l'ha guardata per tutto il tempo, anche mentre faceva il trasloco. Arriva l'8 agosto e Luca Delfino va in una gioielleria per comprare una collanina e ne approfitta per fare delle avance alla commessa anche di quel negozio. Però Luca ci va in gioielleria perché l'11 agosto è il compleanno di Antonella, fa 33 anni. Lo stesso pomeriggio Luca prende un treno per Brodighiera, dopodiché prende un taxi. Si fa portare dolce acqua nella casa in cui Antonella abitava, ma trova tutto chiuso, quindi chiede al taxista di portarlo a Sanremo, la città in cui lavora Antonella. Luca la pedina per ben 2 giorni, fino al 10 agosto. Si ferma a Sanremo, ruba un motorino e un casco e va alla ricerca di Antonella, che nel frattempo si è tranquillizzata. Sia il cambio abitazione che il cambio numero di telefono pare abbiano funzionato, perché Luca non si è mai presentato sotto casa sua, ma soprattutto non l'ha mai contattata sul suo nuovo numero. Finalmente Antonella sta pensando al suo compleanno, si sta organizzando, perché è previsto che lo vada a festeggiare in Francia con la sua migliore amica e delle sue colleghe. Antonella per l'occasione si è anche comprata un bellissimo vestito rosso. Insomma, Antonella quel 10 agosto è davvero spensierata. A Luca Delfino non ci pensa più, pensa al suo futuro. Prima della pausa pranzo, Antonella chiama sua madre e le dice che non sarebbe tornata a casa a pranzo. Perché? Quell'anno non ne aveva avuto tempo di andare al mare, quindi non era per niente abbronzata. Di conseguenza sceglie di andare a farsi una lampada con una sua collega di lavoro per prendere un po' di colorito. Arrivano quindi le 13 e le due ragazze montano sul motorino della collega di Antonella per andare a pranzare, per andare a farsi questa dannata lampada. E Luca ovviamente le segue. Circa le 14 arrivano al centro estetico dove devono farsi questa lampada e Luca è lì, è la loro ombra, letteralmente. L'uomo ovviamente non è che se ne va, anzi si apposta vicino al negozio e aspetta, perché Antonella prima o poi da quel negozio sarebbe dovuto uscire. Antonella e la sua collega a questo punto, una volta finito il trattamento, escono da questo centro estetico e Luca
Da dietro urla il suo nome, la prende da dietro, la tiene per il collo, la butta per terra e inizia a pugnalarla. Lo fa per 40 volte, per strada, alle 2 del pomeriggio, davanti a tutti. L'amica di Antonella scappa via urlando e Luca, quando ha terminato di colpire, pensa pure di scappare, inizia a correre. Ovviamente viene braccato ben presto da dei passanti che hanno visto quello che ha fatto. Rosa, la madre di Antonella, verso più o meno le 15 del pomeriggio, si vede arrivare a casa sua Rosita, una collega di Antonella. Lì per lì Rosita si limita a dire alla madre di Antonella che Antonella ha avuto un incidente e che quindi è in ospedale. Rosa a questo punto inizia a inquietarsi, se lo sente che non è un incidente. Certo, è possibile che la figlia in pausa pranzo abbia avuto un incidente in moto, visto che si è spostata con la moto della sua collega. Però sente che c'è qualcosa che non va. Rosita a quel punto guarda la faccia di Rosa, si rende conto che se ne è accorta che non se l'è bevuta la storia dell'incidente e quindi le dice: no Rosy, in effetti non ha avuto un semplice incidente in moto, purtroppo ha incontrato Luca, ma non è successo niente di grave. Rosa guarda Rosita, la collega di Antonella, e le risponde: se Antonella ha incontrato Luca, me l'ha fatta fuori. E purtroppo Rosa aveva ragione. Arrivata all'ospedale di Sanremo, dei medici le vanno incontro e le dicono: signora, ci dispiace, noi abbiamo provato a fare tutto il possibile, ma non siamo riusciti a salvare sua figlia. Alla fine Rosa cade il mondo addosso, è incredula, perché aveva ragione. Aveva ragione fin dall'inizio. Fin da quando è andata dai carabinieri a dire: maresciallo, me lo faccia scrivere. Se non fermate quell'uomo, mia figlia farà la stessa fine della sua ex fidanzata. Il maresciallo gli ha detto: noi sappiamo fare il nostro lavoro, lei vada a fare il suo. Però, purtroppo, Antonella non c'è più. Ed è stata colpita in pieno giorno, in centro, a Sanremo. Arriviamo un attimo ora al processo, perché Luca Delfino è convinto che Antonella non sia venuta a mancare. Si presenta con Luca assurdi, dice frasi sconnesse senza senso. Una perizia psichiatrica attesterà un vizio parziale di mente con forti disturbi della personalità a tratti borderline. È affetto da sindrome narcisistica, incapace di accettare le frustrazioni e l'abbandono, con atteggiamenti psicotici, ma non psicotico e di un'elevata pericolosità sociale. A me è parso un po' Charles Manson. Ha i capelli lunghi, la barba lunga, gli occhi stralunati. Urla frasi senza senso tipo: voglio parlare con Antonella! Mi state nascondendo Antonella! Amanda Knox è innocente! E poi ancora: cadaveri, cadaveri maledetti, tutti cadaveri maledetti! Insomma, Luca Delfino dice cose senza né capo né coda, non hanno logica. Luca viene condannato per l'omicidio di Antonella a 16 anni e 8 mesi, più altri 5 di ricovero in una struttura psichiatrica. Ma per l'omicidio di Luciana il processo si conclude con l'assoluzione per insufficienza di prove. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video, ma voglio dirvi una cosina. Io ho scelto di raccontarvi questa storia perché in un 20% ci ho trovato anche la mia di storia in questa storia. Ovviamente io non ho subito percosse, non ho subito appostamenti, chiamate ogni tanto sì, però non sono arrivata a questo livello, grazie a Dio. Però purtroppo so che cosa vuol dire avere un ragazzo ipergeloso che pretende di controllarti il cellulare, che ti ruba il cellulare per controllare i tuoi messaggi. Io ve lo giuro, ho avuto una relazione simile che è durata anche per tanto tempo e quel ragazzo mi ha fatto uscire fuori dalle grazie di Dio. E ci vuole per farmi uscire fuori dalle grazie di Dio. Quindi in parte l'ossessione che ritrovavo in quella persona l'ho rivista in questa storia. Ecco perché ho deciso di parlarvene. Inutile dire che sono immensamente dispiaciuta per Antonella e Luciana, due vittime di un uomo che a sua volta, a mio parere, è stato vittima di se stesso. Detto questo ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo caso, cosa ne pensate di Luca Delfino. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.